Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, è bello rivedere le vostre facce sorridenti. Oggi parliamo dei Limp Bizkits, i biscottini inzuppati. Vi parlerò del loro stile, quindi se volete farvi una scorpacciata di Limp siete nel video giusto. E vi parlerò anche dello stile di John Otto, il loro batterista. E vi dirò perché secondo me è anche uno dei batteristi più versatili e bestiali dell'industria musicale. Non ci credete? Seguitemi. Tra l'altro è strano perché con le band di così lunga data di solito si fanno dei versus, Tizio versus Caio, insomma ci sono sempre un paio di batteristi all'interno delle band. E invece questa volta hanno mantenuto la formazione originale degli albori. Vogliamo fargli un applauso? Per tutti quelli che non si ricordano quanto siano stati importanti e grossi i Limp Bizkits, vi rinfresco la memoria. Oltre 40 milioni di album venduti, entrati in classifica Billboard per almeno 3 dei loro 5 album, apparizioni mainstream che sono andate a mettere in ombra le altre band metalcore di fama internazionale come i Korn. E infatti i Limp Bizkits a un certo punto erano i più grossi, un po' grazie al loro stile e alla loro immagine come band, e un po' grazie all'immagine e alla visione marchettara della musica del loro cantante Fred Durst, che sicuramente è uno dei peggiori personaggi del nu metal, davvero molto odiato, che però a un certo punto era ovunque. Ci vogliamo ricordare per esempio del featuring con Christina Aguilera? Oppure della sua presunta relazione con Britney Spears? E direte voi, e che c'entra? C'entra, perché Britney Spears è grossa e tutte le riviste di gossip poi ne parlano. E lasciatemi sta Britney! Insomma, questo tipo di apparizioni nel mainstream puro, le altre band nu metal non possono certo vantarle. Però andiamo con ordine e partiamo dalle loro basi con il primo album. Questo, come molti primi album, è quello più viscerale della band, più di pancia e diretto. John Otto è uno dei pochi batteristi con un drumming vario e complesso che però non desta attenzione, infatti rimane sempre dietro le quinte e serve il brano. In più, onestamente, non è nemmeno facilissimo da ascoltare perché la produzione è molto molto grezza e quindi non è che si distinguano molto bene i suoni. Quello che possiamo notare però è una grandissima quantità di riff, di flams, di ghost note e soprattutto di dinamiche. John Otto infatti negli anni della sua formazione andò dal suo insegnante di batteria chiedendogli di suonare jazz. Non capiva niente di quella musica, ma ne era affascinato, ed a un certo punto si ritrovò immerso in ascolti come Miles Davis, Dave Weckl, ed è sempre stato un grande fan di Vinnie Colaiuta ed ovviamente Steve Gadd. E questa sua passione, amore per il jazz, ogni tanto trapela anche nelle canzoni dei Limp Bizkits. Andremo ad approfondire il drumming di John Otto più avanti nel video. Comunque possiamo notare il rullante tiratissimo in piena tradizione nu metal, e in questo brano si sente tutta la sua dinamica e la sua abilità alla batteria. Andiamo avanti con il loro secondo album, dove appaiono tantissime hit. Dirla tutta, un elogio speciale va dato al chitarrista Wes Borland, cui non solo i costumi sul palco sono delle vere e proprie opere d'arte, a mio avviso, ma anche l'esplosività del suo suono e dei suoi riff ha dato la marcia in più alla musica dei Limp Bizkits, che altrimenti sarebbe stata praticamente una band hip hop. Nel disco collaborazioni a gogo e come al solito ottimo marketing alla Fred Durst, che trasforma il suo cappellino rosso in qualcosa di iconico. Toh, la brand identity before it was cool.
E il gioco di Gianotto rimane il solito più o meno per tutto l'album. Le parti hip hop sono suonate con il Charleston chiuso e tantissime ghost note, che approfondiremo tra poco, e le parti più aperte, più esplosive, sono suonate con il Charleston aperto o sui crash, e una cosa figa che fa, posiziona un China accanto al crash principale e suona gli accenti su entrambi i piatti. E gli accenti sui piatti suonati in questo modo sono una cosa che fa praticamente in tutte le parti aperte. Adesso passiamo al loro terzo album, che forse è il più grosso finora. In quest'album Gianotto mette al servizio della musica tutta la sua esperienza accumulata e tutta la sua musicalità. E infatti parliamo del suo stile. Tra le sue armi più usate, come ho detto, ci sono le ghost note fra il Charleston e il rullante, che lui ottiene spezzando i colpi singoli fra Charleston e il rullante in questo modo. Una cosa che si sente già dal primo album ed ovviamente anche in questo. Un'altra arma sono i groove dal sapore bonamiano, cioè super pesanti, con cassa potente e sincopata. Una sorta di John Bonham sotto steroidi però, come se non fosse già steroidizzato, vabbè, lasciamo. Ho già ricordato il chitarrista, Wes Borland. A volte invece a Gianotto piace cesellare dei groove un po' più articolati andando a spostare il rullante, come in My Way. Ho già tessuto le lodi del chitarrista, sì. Passiamo al prossimo e penultimo album per ora. È un album più alternative rock in un certo senso ed è anche l'unico senza Wes Borland, il chitarrista. Ed è forse per questo che si intitola Result May Vary, perché il risultato non potrebbe essere lo stesso. Infatti il risultato non è lo stesso, anche se per la prima volta si sentono i tom nella batteria. E anche il doppio pedale, il doppio pedale, Gianotto con il doppio pedale, ma davvero? In quest'album i groove sono interessanti, le melodie secondo me sono belle in molti brani, viene meno anche la figura del DJ, che invece di solito ha un ruolo fondamentale nel creare il sound limbischittiano. Perché conferisce proprio quel sapore particolare, oltre a fare i remix delle canzoni che di solito vengono messe in fondo agli album. Qui viene meno anche quella figura, oltre ai riff spacconi di Wes Borland. Infatti quest'album è stato super criticato, però secondo me è in realtà gradevole per quasi la sua interezza. E poi arriviamo nel 2011 con Gold Cobra, il loro ultimo album per ora. Suona totalmente Limp Bizkit ed è tornato anche il chitarrista e si sente. Ci sono groove in sedicesimi come quello di Gold Cobra. Con meno ghost ma molto Limp Bizkittiani. E anche i soliti groove interessanti con il rullante un po' spostato. C'è di nuovo tutto il pacchetto full optional Limp Bizkit,
che ritornano proprio alle origini. E secondo me questo è un bell'album, ci sta, niente di incredibilmente nuovo. Tra l'altro suona tipo di un'era geologica fa in realtà quest'album, non so perché. Però in realtà è un bell'album e i pezzi sono molto molto gradevoli. E infatti andiamo anche in chiusura del video con questo album, perché dai groove assolutamente tamarri Jonotto riesce a passare anche alle parti dove inserisce la sua passione, ovvero il jazz, e si sente in alcuni brani. Quindi come le origini, bello, bravi, bravi Limp Bizkits. E poi se volete che ve la dica tutta su Fred Durst, secondo me è una persona davvero molto intelligente che ha capito da molto tempo il pur che se ne parli, quindi sapeva benissimo che se faceva incazzare la gente ne avrebbero parlato in tutte le riviste, in tutti i settori, e quindi la band sarebbe diventata più famosa. Questo lui l'aveva capito già dagli inizi e ha usato questa leva per favorire la musica dei Limp Bizkit e ha fatto bene. Quindi secondo me quello che lui trasmette è anche molto un personaggio, Fred Durst, perché è una parte sicuramente della sua personalità, ma solo una parte. Picchiatemi per questo. Quindi se vi piacciono i Limp Bizkit alzate la mano qua sotto nei commenti, oppure se siete indifferenti alzate comunque la mano, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. E dunque anche per questa volta è tutto, io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.